Spediamo principalmente all'estero, in realtà noi spediamo in tutto il mondo, quindi chiunque potrebbe comprare sulla nostra piattaforma. Come si fa a spedire in tutto il mondo? Allora, su questo appunto, Si diciamo, schiaccia un nel senso. bottone e schiacci il bottone Spedisci. spedizione mondiale e lui fa fum, e va, c'è un imbuto, io mi immagino, Esatto. avete un imbuto e il pacco va e poi va nel mondo. Come funziona operativamente? No, all'inizio diciamo è stato un po' complesso perché appunto era un mondo nuovo anche per noi. L'idea era sin da subito di fare export, quindi focalizzati appunto su spedizioni internazionali. Quindi già con gli operatori logistici abbiamo iniziato subito discussioni di questo tipo, capendo le tariffe che c'erano per la Corea, per gli Stati Uniti, per il Nord Europa, piuttosto che quelle per l'Italia che ci interessavano poco fin da subito, da un lato. Dall'altro c'è stato il grande tema dei dazi e delle tasse in diversi paesi, ognuno con la regolamentazione diversa, che ancora stiamo approfondendo e cercando di risolvere pian piano, step by step. Come il nostro stile su tutte le cose, però appunto all'inizio anche lì abbiamo dovuto farci una cultura su questo mondo che era completamente ignoto a noi, proprio per capire come approcciarlo nel miglior modo possibile. Però abbiamo trovato dei partner, degli operatori esterni che ci hanno supportato e con cui abbiamo impostato una relazione subito focalizzata al 100% export. Quali sono le funzioni, mentre intanto sento uno dei partner, una voce di sottofondo che dice il pacco è pronto, non è pronto, Esatto, stai tenta di fare il vedendo tutto il collegamento. processo. Esatto, sei nel nostro ufficio con noi, quindi non, anche qui vedi tutto reale, non ti ovattiamo nulla. Esatto, c'è il dietro le quinte del tizio che aspetta il suo pacco, ma Esatto. la lista delle competenze di cui avete bisogno, avete avuto bisogno per far decollare Mirta, che cosa include? Quali sono le principali competenze? Quelle che magari avete scoperto che erano necessarie, quelle che non vi immaginavate, poi avete detto no, però porca paletta, serve questo ruolo qua o qualcuno che faccia questa cosa. Se doveste fare una lista da consigliare a chi vuole vendere online un prodotto fisico, che cosa inserite in questa lista? Ma considera se posso risponderti su questo, poi magari Martina aggiunge se dimentichi qualche pezzo. Considera noi, come ti dicevo prima, il nostro prodotto non sono non è il prodotto fisico, perché quello lo vendono gli artigiani, lo vendiamo la piattaforma, che vuol dire che abbiamo bisogno, come dire, di chi produce una piattaforma, un'esperienza figa nel mezzo. Quindi vuol dire tanti developer, nel nostro caso, perché quello è il nostro core. Siamo un'azienda tech prima che un'azienda fashion, designer, UI, UX designer. Per disegnare appunto l'esperienza, anche la parte proprio UI più catchy e interessante possibile per i nostri utenti, una forte parte di operation e logistics, perché essendo un marketplace che lavora con diversi business model, diversi modelli operativi, con tanti artigiani sparsi sul territorio italiano, c'è una forte complessità logistica e operativa appunto da approcciare, e ovviamente su tutta la parte Ho perso un attimo. marketing, in particolar modo su tutto il mondo digitale, siamo 100% online. Ciro, scusami, ti ho perso un attimo, hai Dicevo, detto scusami, su sulla tutta la parte parte marketing. marketing. Ok. E come canali di Esatto, noi siamo acquisizione? 100% online, quindi tante competenze sul mondo digitale. Canali di acquisizione principale per voi quali sono? Ma sono principalmente il social paid, direi, quindi tutta la parte di advertising su Facebook e Instagram e ovviamente la parte di Google, che sono ovviamente molto diverse anche per obiettivi, perché Google ti permette di trovare un utente che già è interessato a quel prodotto e lo sta cercando. E quindi sta cercando ad esempio una borsa Made in Italy e trova noi che siamo un aggregatore di borse Made in Italy. E d'altra parte invece il social paid che ci permette di andare a ricercare più persone per tipologie di interesse.